Le notizie di oggi, giovedì 22 di maggio, incidente stradale ieri mattina, mercoledì, nei pressi di Piazza Diaz a Senigallia. Una moto si è scontrata con una betoniera ferma in via Podesti. Il trentenne senegalese alla guida della moto ha avuto la peggio, soccorso dai sanitari del 118, è stato trasportato all'ospedale regionale di Torrette, ancora da chiarire l'esatta dinamica dell'incidente. È stato notificato il provvedimento cautelare che dispone la detenzione per 11 mesi e 5 giorni, nonché la contestuale sospensione alla cittadina rumena Udriu Irina, classe 83, residente a Fermo, di fatto domiciliata a Montemarciano. Tale provvedimento cautelare è stato disposto per cumulo di pena a seguito di condanna per violazioni delle misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità commesse a Fermo nel quadriennio 2009-2012. I carabinieri, a conclusione dei primi accertamenti effettuati a seguito della denuncia querela sporta da un cittadino italiano di Monsano, hanno denunciato per il reato di minacce gravi continuate un molisano residente a Montemarciano, classe 44. Il settantenne, sin dal mese di marzo, minacciava anche di morte il denunciante per contenzioso di natura civilistica per la proprietà di un terreno ubicato a Montemarciano. I love Senigallia, questo il titolo che è una dichiarazione d'amore per una delle più belle località di mare della nostra regione, di due blog tour organizzati dalla Regione Marche che si svolgeranno sulla spiaggia di Velluto. I blog tour rientrano tra l'iniziativa di promozione turistica per l'avvio della stagione estiva che il presidente della Regione Gian Mario Spacca aveva annunciato in occasione delle sue visite a Senigallia all'indomani della drammatica alluvione. La CNA dona dei manichini all'Ipsia Padovano di Senigallia, vediamo. In seguito all'appello della professoressa Ballerini dell'Ipsia Padovano di Senigallia, che ha perso tutti i materiali e le attrezzature con l'alluvione dello scorso 3 maggio, la CNA Divisione Federmoda ha deciso di donare in una piccola cerimonia 12 manichini già utilizzati per il progetto Mille Giovani. A che punto siamo adesso? Non vogliamo spaventare le famiglie perché i danni sono veramente grandi, però in queste 2 o 3 settimane dall'alluvione qua dentro sono stati fatti dei miracoli. Se noi andiamo a vedere il laboratorio di moda, attualmente lo troviamo completamente vuoto. Perché? Perché lo stiamo ripulendo da capo a fondo, sarà ritinteggiato e i macchinari sono stati portati dalle varie ditte specifiche del settore in riparazione. Abbiamo visto che molto può essere recuperato, quello che non può essere recuperato con donazioni che già ci stanno arrivando anche da tante parti del nord Italia e anche da chiaramente associazioni di categoria, che attualmente voglio ringraziare la CNA di Ancona e di Senigallia, in particolare la Federmoda. Speriamo di far ritornare la nostra scuola bella come prima, se non più di prima. E siamo fiduciosi veramente in questo e ringraziamo tutti per la collaborazione. In questo caso la CNA. È stato sottoscritto mercoledì 14 maggio tra 39 comuni del territorio, tra cui Corinaldo, l'accordo per la costituzione dell'area metropolitana medio-adriatica. Il protocollo d'intesa è stato siglato dai sindaci dei 39 comuni, tra cui il sindaco di Corinaldo, Matteo Principi. Grazie per averci seguito. L'appuntamento è per la prossima edizione.